Buonasera e bentornati a War Room. L'ultima riforma è del 2020, ma si è rivelata insufficiente. Per questo il governo Meloni sembra voler cambiare ancora l'articolo 323 del codice penale, quello che disciplina il reato di abuso d'ufficio, per dare maggiore tutela ai sindaci e agli amministratori locali. Una revisione annunciata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio e confermata dalla Premier Meloni, su cui potrebbe esserci un generale consenso. D'altra parte, l'abuso di ufficio fin qui è stato davvero tanto, direi troppo abusato. Una fattispecie generica che è servita a tenere sotto ricatto le amministrazioni locali, esponendo i sindaci a procedimenti penali di ogni tipo, tanto da causare una burocrazia difensiva e la cosiddetta paura della firma. Il tutto a fronte di pochissime condanne. Sono lo 0,17% dei casi indagati che diventano lo 0,85% se si considerano anche i patteggiamenti. E comunque circa l'85% dei procedimenti sono stati archiviati prima del processo, anche perché, ed è il punto cruciale della questione, sindaci e amministratori finiscono subito nel tritacarne mediatico e gli articoli accusatori della stampa finiscono per sostituirsi ai processi. E questo ha frenato le decisioni di chi amministra per il timore di finire sotto indagine, penalizzando il paese. Ora è vero che i procedimenti sono in calo di circa il 40% negli ultimi 5 anni, ma resta un problema davvero grave, uno dei tanti della giustizia italiana che ha effetto sullo sviluppo dell'Italia e sulla vita di tutti noi. Cosa bisogna fare? Ne parliamo con tre graditi ospiti che saluto e ringrazio di aver accettato il nostro invito. Ve li presento subito. Sono Michele De Pascale, sindaco di Ravenna. Bentornato con noi. Grazie mille dell'ospitalità. Simone Uggetti, ex sindaco di Lodi, bentornato. Buonasera, grazie. E Luciano Violante, presidente della Fondazione Leonardo, presidente emerito della Camera dei Deputati e autore di un libro per il Mulino che si chiama Senza vendette, ricostruire la fiducia tra magistrati, politici e cittadini, dialogo con Stefano Folli. Bentornato anche a te, Luciano. Grazie, ciao. Allora, parto proprio da te, Violante, perché ti chiederei, da professore, di raccontarci che cos'è il reato di abuso d'ufficio, come è nato e perché, si denuncia questa degenerazione. Ma il reato di abuso nasce naturalmente nel codice originale, poi è stato via via trasformato quando la pubblica amministrazione aveva scarsi poteri, pochi poteri. Solo con l'espandersi del peso della pubblica amministrazione nella vita economica del paese, nella vita anche politica, sociale, sono cresciuti i compiti degli amministratori, è cresciuta la tensione politica nelle amministrazioni. Quindi l'idea di denunciare l'amministratore è stata un'idea, come dire, abbastanza diffusa nel mondo. Lo sanno bene i sindaci, soprattutto, che sono le principali vittime di questo atteggiamento, di questa campagna. E l'ipotesi è molto vaga e indeterminata. A cosa servono questi ipotesi? Vorrei che fosse chiara una cosa. A cosa servono queste ipotesi? Queste ipotesi sono, permettetemi l'espressione, deleghe a conoscere. Una parte della politica dà al magistrato la delega cioè a conoscere gli affari della pubblica amministrazione il più possibile, perché può darsi che ci sia un reato dentro. Io penso a questa ipotesi, penso al traffico di influenze, un'altra ipotesi che la Cassazione ha dichiarato inapplicabile, ma che esiste, c'è la cosiddetta obbligatorietà dell'azione penale, per cui il pubblico ministero può indagare o deve indagare in presenza di sospetti in questi campi, quindi queste sono deleghe a conoscere. Tra l'altro, tieni presente, nella gran parte dei casi ci sono soluzioni o proscioglimenti, è il caso di Fuggetti, uno di questi, perché praticamente il reato non si raggiunge, però nel frattempo si è intercettato, si è conosciuto, si è sequestrato, la persona è messa in berlina, considerato un delinquente dai suoi vicini, la sua carriera, se un burocrate è fermata, se un sindaco deve dimettersi, quante amministrazioni hanno cambiato colore perché il sindaco, il presidente della regione, imputato, ha dovuto dimettersi, si è rieletto, ha vinto la coalizione che era all'opposizione e dopodiché quella persona è stata assolta. Cioè, questi sono i punti. Io credo che sia giusto o rivedere completamente. Una revisione l'ha già fatta la Corte Costituzionale quando ha detto che se si tratta di potere discrezionale non ci può essere abuso in atto d'ufficio, perché ci mancherebbe altro, però insomma, prima si era condannata anche per questo. Però non basta. Io ho l'impressione che sia oggi un reato
che soltanto dà autorizzazioni a inquisire e indagare senza alcun risultato concreto di freno a eventuali fenomeni degenerativi che sono puniti con ben altre norme. Questa è la mia opinione. Grazie. Simone Uggetti, come ricordava Violante, lei è stato vittima, accusato di turbativa d'asta. Ci racconti lei, l'ha già raccontato qui, ma ce lo ricordi? Ci dica adesso come stanno le cose. Beh, in realtà diciamo, la mia situazione non è ancora conclusa, nel senso che sono stato condannato a 10 mesi in primo grado, condanna tra l'altro che non giustificava l'arresto, in flagranza del reato, come dire, tradotta spettacolare a San Vittore, perché il carcere di Lodi era diciamo di un livello, come dire, mediatico inferiore, perché questa è la realtà delle cose. Sono stato assolto in Corte d'Appello, però la Procura di Corte d'Appello ha diciamo, fatto ricorso e la Cassazione ha diciamo, annullato quella assoluzione, quindi sono in attesa del nuovo diciamo, processo in Corte d'Appello per dichiarare... La Cassazione ha annullato per annullato la mia assoluzione. Sì, ma per ragioni di merito, o entrando nel merito, o per ragioni di procedura? Dice che doveva esserci una motivazione, adesso giuridicamente ci sono persone più titolate, più raffinate di me nel raccontarla, però insomma doveva esserci una motivazione rafforzata, quindi ho scoperto che per essere diciamo, condannati basta una motivazione semplice, per essere assolti serve una motivazione diciamo rafforzata. La cosa più diciamo incredibile però è che il giudice di primo grado, che pur mi ha condannato a 10 mesi, scrisse nella sentenza di condanna che per 3 volte che ho agito solo esclusivamente per interesse pubblico su un appalto del cui valore era di 5.000 euro, avrei favorito una società piuttosto che l'altra, la società che a seconda della cui avrei favorito era una società mista pubblico-privata. E l'unico imputato che è stato assolto nel processo proprio dalla Cassazione è l'imprenditore privato. Lei però è stato condannato, arrestato, anzi scusi, sì. Nel 2016, siamo a 6 anni dopo e la cosa è ancora aperta. Nel frattempo lei non è più sindaco. Diventato sindaco, diciamo, la famosa leghista dopo di me, che io sono del Partito Democratico, ancora oggi diciamo... semplice militante, non ho bisogno diciamo di etichette, quella famosa per il caso Mense, perché come dire, ci fu la brillante idea di come dire, negare l'ISEE per le famiglie che non potevano tradurre con i consolati le proprietà del paese d'origine, una cosa scandalosa. Fortunatamente poi nelle ultime elezioni amministrative ha rivinto diciamo il Partito Democratico, però ha detto bene, nel senso lei ci snette, nel senso che di fatto c'è stata nel mio caso, ma in diversi altri, un'alterazione del potere democratico, perché un evento così clamoroso come l'arresto mette un'inquietudine nella generalità dei cittadini che ti guardano anche in maniera diversa. Lei quando è stato eletto quanti voti aveva preso? Con che percentuale è stato votato? No, modesta, un 53%, non una cosa eclatante, una cosa normale. Diciamo. La maggioranza, insomma. Però. Sì, sì, sì. Senta, De Pascale, spero che a lei non sia capitato niente, o quantomeno alle cronache non risulta. Naturalmente facciamo gli scongiuri. Non faccio battute sull'argomento perché... Facciamo gli scongiuri, ma guardandola da sindaco di una città importante, con tra l'altro economicamente importante, con tante attività che vi riguardano. Lei era già stato qui per parlare del rigassificatore, giusto? Yes, certo. E quindi insomma è al centro di tante attenzioni. Perché secondo lei, nella sua esperienza, il reato di ufficio così com'è rischia di bloccarvi, di far nascere il rifiuto della firma, la deresponsabilizzazione, la burocrazia che si inventa di tutto pur di non assumersi responsabilità?
diciamo, le caratteristiche del, diciamo, le problematiche collegate a questo reato le ha spiegate come sempre mirabilmente il presidente Violante, quindi diciamo, non è possibile aggiungere nulla in questo senso perché sono state molto ben argomentate. No, ma le parlavo dell'esperienza pratica. No, ma infatti dice, premettevo, nell'esperienza pratica, allora io diciamo, devo dire, devo anche spezzare una lancia per la categoria, è vero, ci sono queste paure, ci sono questi freni, poi c'è anche una pubblica amministrazione degli amministratori locali che nonostante questo tutti i giorni fanno, nel senso che la verità è che questo è un, diciamo, è una spada di Damocle pesante, queste incertezze, aleatorietà rischia di frenare, in alcuni casi lo fa, io dico meritoriamente, però in realtà ci sono tantissimi dirigenti pubblici, tantissimi amministratori che anche assumendosi dei rischi, quantomeno di onorabilità, perché purtroppo il problema di questo paese è che davanti a quelle statistiche che danno dei dati di condanne così basse, uno, diciamo, il problema potrebbe sembrare legato a pochi, ma in realtà in questo paese nell'opinione pubblica ormai un avviso di garanzia, essere nel registro di indagati, una condanna non definitiva, una condanna definitiva finiscono tutte nello stesso percepito. Questo, devo dire, anche per i problemi veri che ha la pubblica amministrazione di questo paese, perché noi stiamo parlando di un reato che frena, di un reato non ben identificato, che però purtroppo è accompagnato da tante altre fattispecie di reato, come diceva in conclusione dell'intervento il presidente Violante, che esistono, che sono punite e che purtroppo in questo paese sono anche molto praticate, perché diciamo non è che in questo paese la lotta alla corruzione non avrebbe nulla di che occuparsi. La lotta alla corruzione in questo paese purtroppo è una lotta dura, difficile, che conducono tanti magistrati. Credo che se i magistrati sono impegnati in cose... Ma il tema è questo, perché il rischio è che cattive condotte della politica e della pubblica amministrazione hanno creato in questo paese probabilmente un sentimento di diffidenza nei confronti della classe politica più elevato da parte dei cittadini. E noi a questo sentimento dobbiamo guardare con rispetto, perché purtroppo anche i fatti di questi giorni c'è ben altra portata rispetto alle contestazioni di cui parliamo a livello internazionale, ci raccontano di che cos'è la cattiva, diciamo, di che cosa può essere la cattiva politica. In questo caso invece abbiamo colpito e danneggiato l'onorabilità, la reputazione di tantissime persone per bene che, ripeto, se hanno commesso un errore amministrativo sono stati invece colpiti da un punto di vista penale, che è una cosa assurda, perché in amministrazione si può sbagliare, si può fare ricorso al TAR, si possono vedere rispettati i propri diritti, ma la sfera penale è tutt'altra. Ecco, però la vostra categoria di sindaci, di amministratori locali è pronta a battersi per il cambiamento di questa norma? L'ANCI già da tempo con il suo presidente De Caro ha avanzato una serie di proposte, noi diciamo, peraltro la dico così, ci sono anche delle sperequazioni che non hanno senso, cioè l'abuso d'ufficio è un reato che riguarda tutti i pubblici ufficiali, questo accanimento in particolare contro la figura del sindaco, queste norme che ne prevedono la sospensione, poi la giunta che tu hai nominato rimane lì, i dirigenti che tu hai incaricato rimangono lì, solo tu sei il parafulmine e tutto dopo continua identico a come era prima, l'unico che paga sei tu personalmente, è una cosa priva di senso. Se io sono una persona non per bene, tutti quelli che ho scelto io rimangono dove sono e me ne vado solo io. Qual è la... Non abbiamo risolto il problema, certo. Ecco, quindi dico, noi ci battiamo. Cioè, però ripeto, ci tengo, l'ANCI sta conducendo una battaglia di merito. Cioè, noi non è che chiediamo impunità, chiediamo... Cioè, noi chiediamo una riflessione specifica su alcune fattispecie, siamo i primi che davanti a condotte illecite, la legalità per noi è un pilastro fondamentale, la libertà dei magistrati, cioè, non è questo il punto, il punto è che ci sono dati oggettivi, hanno state presentate le statistiche che sono impietose e ci sono delle correzioni che vanno operate nell'interesse dell'onorabilità dei pubblici ufficiali e nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. Violante, entriamo nel merito di come bisognerebbe modificare la legge sull'abuso d'ufficio e se secondo te è pensabile di poterlo fare, diciamo,
estrapolando la questione da tutto il resto o se è necessario affrontare la questione dell'abuso d'ufficio dentro un discorso un po' più largo? Ma a me pare che la questione sia quella dei reati contro la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione è coperta da una trama di illeciti, corruzione, concussione, ce ne sono tanti. Francamente, la turbativa d'asta di cui si parlava prima e così via, francamente io vorrei riflettere meglio, naturalmente, perché questa è una conversazione breve, mi chiedo se sia proprio necessaria questa figura di reato. Perché vede, noi dobbiamo liberarci dall'idea che più si investiga e più la legalità è assicurata. Queste sono stupidaggini. Più si investiga, più, permettetemi il tema, si sputano le persone, ma per il resto non cambia nulla da questo punto di vista. Ci voglio, la corruzione si batte sul terreno della prevenzione della corruzione, non sul terreno, come dire, della inquisizione aggressiva come quella che oggi è stabilita dalla prassi soprattutto. Devo dirle, perché la cosa sia nota, per esempio l'importante, il procuratore della Repubblica di un'importante città italiana invitò i suoi sostituti a non procedere per accuse di questo genere, perché in realtà quasi sempre si finiva con infangare una persona, perdere un sacco di tempo, di soldi della pubblica amministrazione, pubblici senza arrivare a nulla. Quindi io credo che... Non c'è l'obbligo dell'azione penale però, che... Okay. Sì, ma l'obbligo dell'azione penale è una, come dire, una gentile ipocrisia, perché essendo le denunce moltissime, è chiaro che tu devi scegliere cosa fare prima e cosa fare dopo. La riforma Cartabia stabilisce che sia il Parlamento a stabilire i criteri di massima, e credo che questa sia una buona strada. Però devo dire un'altra cosa, ci smetto. La lotta politica è degenerata molto spesso a un punto tale che usi la denuncia penale per liberarti o per infangare l'avversario politico. No, questo lo fanno tutte le parti, nessuno escludo. A questo si aggiunge recentemente un'altra sottigliezza: denunciare alla Corte dei Conti. Perché c'è una differenza di fondo. Perché ammesso che prendi una condanna dallo giudice penale, molto spesso hai la soppressione condizionale della pena. Per le eventuali decisioni di reintegro di somme di denaro da parte della Corte dei Conti non c'è nessuna sospensione. Quindi c'è un salasso notevole. Tenete presente che poi la Corte dei Conti, anche lì ci sono molte cose, insomma, sulle quali bisogna riflettere, ci sono molti dati puramente discrezionali che però vengono rivendicati dalla Corte dei Conti sotto come propria competenza, perché il profilo della buona amministrazione esige anche un buon esercizio di discrezionalità, questo si è detto. Devo dire che la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione ha stabilito nel 2022 che quando si tratta di poteri discrezionali non esiste. Quindi nei poteri discrezionali non si capisce perché, se non esiste reato, io devo essere condannato dalla Corte dei Conti nell'esercizio del potere discrezionale. Questo è francamente inaccettabile. Allora, la materia va vista con uno sguardo, come lei mi pare suggeriva Cisnet, un po' più generale. Cioè, il problema è di vedere bene all'interno della pubblica amministrazione, nella parte politica, nella parte burocratica, cosa fare. Io aggiungo una cosa, che una parte della legge Severino va anche quella cancellata. Il fatto che io debba far cadere una giunta, un consiglio e così via, per via di una imputazione di primo grado, a volte persino per una imputazione, francamente la cosa mi sembra molto discutibile. È diventato diritto ciò che era lotta politica. Non so se è chiara questa mia perfetta come definizione. Uggetti, Violante suggerisce di affrontare il tema in un contesto più largo, ma naturalmente in Italia sappiamo che i contesti larghi sono poi quelli che rischiano di sfuggire di mano, ma nell'ultima parte parliamo dell'ipotesi lanciata da Nordio recentemente di riforma più complessiva e strutturale. Ma rimanendo sull'abuso di ufficio, Violante diceva, beh, insomma, non è che ce l'ha prescritto il medico di doverlo tenere, insomma. Quindi più che di riforma parlava di cancellazione, o suggeriva questa di ragionare su questa ipotesi. Immagino che lei sia d'accordo, ma la mia domanda è politica. Ci sono, secondo lei, le condizioni? Quando le è capitato la vicenda, il PD si è girato dall'altra parte o è stato solidale? Il PD è fatto di persone, alcuni solidali, alcuni meno attenti, ma questo, diciamo, un tema, diciamo, più rilevante, e mi permetto, Cisnetto, di rubarle solo un secondo il lavoro,
è una domanda che diciamo veramente molto interessato di fare a Violante. Siccome veniamo dalla stessa, diciamo, famiglia politica, e io ho avuto in questi anni molto modo di riflettere sul nostro comportamento, credo che la rottura del 92 non sia ancora oggi stata superata, certo con le malefatte, gli abusi, gli sperperi, ma il ribaltamento della dimensione politica, tra potere politico e potere giudiziario, vive ancora oggi di continuo, e le contraddizioni di cui stiamo parlando sono figlie di quella stagione che non abbiamo ancora, la nostra famiglia politica, completamente superato. Questa è la mia sintetica e banale valutazione, non credo di essere l'unico, e su questo l'autocritica che la nostra parte politica deve fare non è ancora compiuta, e c'è ancora, diciamo, soprattutto tra chi, diciamo, vagheggia o vaneggia di fare alleanze strutturali con il Movimento 5 Stelle, diciamo, quell'anima forcaiola che crede nell'azione politica come metodo di delegittimazione dell'avversario, deve essere espulsa dalla nostra cultura politica, altrimenti non avanziamo. Abbiamo in questi anni, cercando di, come dire, costituzionalizzare l'anti-berlusconismo, fatto vincere le burocrazie sulla politica. C'è stata una trasposizione di potere enorme dalla politica ai burocrati, grigi, nascosti, potenti, che influenzano in maniera quotidiana la nostra vita. Uggetti, posso fare una domanda molto personale, contando sulla sua onestà intellettuale? Lei tutto questo lo pensava anche il giorno prima del suo arresto, o l'ha pensato solo non così nettamente, dopo la vicenda? No, io sono, guardi, ho fatto un percorso, io nel 1992 avevo 19 anni e quindi vivevo quella stagione come un giovane di sinistra che aspirava, diciamo, a, come dire, a una trasformazione del paese, a un miglioramento, a un liberarsi di una classe politica che vedevo come corrotta, usurata, eccetera, eccetera. Mentre ero amministratore mi sono accorto di alcune profonde strutture che vi erano. Quando mi è capitato il mio caso, ovviamente è stato elemento di ulteriore profonda riflessione. Non è stato, diciamo, banale. Sicuramente, quando ho visto un sindaco onorabilissimo come quello che mi ha preceduto, Aurelio Ferrari, che ha avuto un processo penale durato 9 anni su una questione banale amministrativa, già lì capì che, perché parliamoci chiaro, è troppo comodo, è troppo come dire, notiziabile che un sindaco, una persona conosciuta, esposta politicamente, come si dice, finisca sui giornali. E molto spesso magistrati e funzionari di Guardia di Finanza o di Polizia Giudiziaria fanno carriera non sul merito, ma sul fatto di aver proceduto ad iniziative che danno visibilità mediatica. Sulla rassegna stampa. Tanto è più grande, tanto meglio è. De Pascale. Palamara diceva, raccontava questo, quando una forza politica, un magistrato e un giornale si mettono in testa di far fuori qualcuno, lo fanno chirurgicamente. C'è qualcuno che è in grado di smentire Palamara su questo punto, al netto delle altre, diciamo, comportamenti suoi personali? È la storia d'Italia degli ultimi 30 anni questa, ed è a giro capitata a tutti. Forse adesso che siamo in un momento in cui è un po' più limitato, diciamo, il potere, diciamo, di travaglio e quanto potere hanno avuto sulle procure, quanto potere hanno ancora quel giornale, quel misfatto quotidiano sulle procure, visto che sono, diciamo, in una fase, diciamo, declinante, e c'è una cultura politica che sicuramente non è la mia, quella di centrodestra, ma che sta mandando dei segni, diciamo, di coraggio, che è quella della parte di Nordio,
spero che il mio partito abbia la maturità culturale e intellettuale per fare una lotta politica sui valori, sulle prospettive politiche e non su chi è diciamo meno garantista. De Pascale, però, lei che è dello stesso partito, non è che il dibattito congressuale, almeno visto fino qui, abbia acceso tanti fari su questa questione. Mi pare che sia più legato ai profili personali dei candidati. Sì, sì, no, questo, secondo me il tema è rilevante, interessante. Insomma, chiaramente c'è un partito che deve ripartire, si deve ricostruire, in questo momento parte da magari dai temi che sono nella vita quotidiana degli italiani, e questo è un tema, diciamo, sì, però non è che siano diciamo, io immagino che le famiglie di Ravenna, non dico giustamente ma comprensibilmente, siano più preoccupate in questo momento dei costi dell'energia, del, diciamo, del fatto di perdere o meno il lavoro, delle risposte sanitarie, che, diciamo, dell'abuso d'ufficio del loro sindaco, che invece magari preoccupa molto il loro sindaco, comprensibilmente, giustamente. Poi una classe dirigente responsabile in Parlamento si dovrebbe occupare di entrambe le cose. È un tema, dico, probabilmente da non affidare ai sentimenti di pancia, ma di affidare alla testa e al ragionamento di chi poi queste materie le conosce, le comprende e sa anche come muovere. Anche perché, lo dico a Uggetti, ma so che è d'accordo, penso sia d'accordo con me, diciamo, sul garantismo in questi primi mesi di governo abbiamo visto un po' di tutto, cioè siamo passati dal rischio che se ti trovi in una passeggiata e finisci in più di 50 persone rischi una condanna penale, l'espressione buttare via la chiave, io farei conteggiare quante volte viene pronunciata, quindi è chiaro, Nordio, quella inventata da Di Pietro, ecco, Nordio ha detto alcune cose secondo me condivisibili su questo tema, e servirebbe che le forze di opposizione tutte su questo avessero un atteggiamento laico. Tutte mi sembra impossibile, perché non credo che i 5 Stelle, come dicevo, no, beh, però alcuni colleghi, io penso a una sindaca come Chiara Appendino, che ora è parlamentare, che ha subito la materia, la conosce bene, e che quindi penso possa avere anche lei, dare al suo movimento politico questo contributo. Detto questo, secondo me servirebbe che tutta la politica si ritrovasse su alcuni principi di legalità e di garantismo, perché questi due valori vanno tenuti in maniera molto forte insieme. Noi abbiamo avuto, diciamo, forze politiche che hanno sventolato la bandiera della legalità senza alcun garantismo, e dall'altra parte abbiamo avuto forze politiche garantiste poco credibili, perché era evidente che lo erano. Come ricordava Violante, la quantità di legalità è direttamente proporzionale al garantismo, non al giustizialismo. Assolutamente. Perché il giustizialismo ha mostrato in questi anni di non produrre legalità. No, no, ma certo, però il garantismo, se viene evocato da chi, diciamo, ha commesso qualcosa di sbagliato, è un garantismo poco credibile, la dico così. Il garantismo... Chiaro. Ecco, perfetto. Violante, proviamo a capire se ci sono oggi le condizioni che negli anni passati non ci sono state per tagliare questo maledetto cordone ombelicale, e se la proposta Nordio, sulla quale ho visto che hai avuto espressioni positive, quantomeno di interesse e disponibilità, mi pare di capire che solo il punto sulla separazione delle carriere non ti convince, il resto sì. Ecco, insomma, se ci sono le condizioni politiche e se il PD è maturo per dismettere dei panni, diciamo, di opposizione pur che sia, e fregandosene dei 5 Stelle, dia a Nordio la sponda che è necessaria. Beh, questa te la domanda la invito a rivolgere ai dirigenti del PD, non a me. No, ho capito, ma tu conosci l'ambiente, diciamo. Conosco il mondo, sì. Su una cosa che diceva Uggetti prima, io vorrei intervenire rapidamente questa. Dunque, è accaduto, c'era il terrorismo prima, e la politica ha detto ai magistrati: occupatevi del terrorismo, che leggi volete, ve le diamo, liberati non dai terroristi ma dal terrorismo. Poi la mafia, liberateci dalla mafia, non dai mafiosi. Corruzione, liberateci dalla corruzione, non dai corrotti. Questo fa del magistrato un magistrato di scopo,
cioè che non deve applicare la regola, quanto piuttosto perseguire la finalità, liberare da. Non so se è chiaro questo cambio che c'è stato. E questo cambio ha prodotto a una emersione forte di una egemonia della magistratura nei confronti della politica. Perché la politica è arretrata, lasciando campo libero alla magistratura nel determinare le regole, non nell'applicare le regole, nel determinare le regole. Questo è, insomma, è un po' il problema di fondo. Per quanto riguarda Tangentopoli, lì c'è una cosa, due cose che vanno dette molto rapidamente. Primo, i partiti si suicidarono tutti e ognuno pensò a salvare se stesso, quelli non coinvolti, e non pensarono al partito in quanto tale. Pensi che nel 1993, in poche settimane, tre settimane, cambiarono i segretari di PSI, di PSD, repubblicani, di tutti i partiti di governo, e Martina Soli sciolse addirittura la DC. Cioè, è la politica che si è liquefatta. Ricordo un discorso discorso che fece Craxi, che molto spesso ho ricordato, non per quello che sto per dire, ma peraltro, ma quello che sto per dire è un viso più importante. Disse: guardate che se non si affronta il nodo politico, prevarranno la disgregazione e l'avventura. Usò questa espressione. Ha prevalso la disgregazione e l'avventura perché non si è affrontato il nodo politico, che ora poneva Fuggetto, poneva anche il sindaco del Pascale prima. Quindi io credo che come va affrontato? Ecco, come dico in quel libro, non con le vendette, non è vedere lo stesso, riacquisendo una capacità di direzione, mi faccio usare un termine gramsciano, di egemonia. La politica deve ricostruire la propria egemonia nei confronti di tutti gli apparati pubblici, compresa la magistratura. E la magistratura deve stare al suo posto. Guardate, c'è stato un articolo di Nello Rossi, un importante magistrato con grandi cariche, ha avuto adesso in pensione, sul Manifesto. Oggi c'è un altro sull'Avvenire, di un altro magistrato molto serio, eccetera. Che dice: tutti della magistratura, non cominciate a fare muro contro muro, discutete. Pensate che vada a me le intercettazioni così come sono fatte? Pensate che vada bene il rapporto con la comunicazione, con i mezzi di informazione, così? Siccome non va bene, discutiamone. Non è che si può tirare barriere soltanto, toccano l'indipendenza soltanto perché toccano, come dire, alcuni modi di essere magistrato che oggi non sono più accettabili. Cioè questo, poi stia attento, qui c'è un punto delicato, perché quando poi sono le stragi, tutti quanti piangono, che devono potere, eccetera. Quando passano 5 anni delle stragi, si è dimenticate e si va avanti così. Allora, ecco, la mia idea è questa. Ripeto, se il PD sia pronto o meno, la prego di chiedere a chi deve rispondere a questa domanda. Io credo che bisogna ricostruire una egemonia della politica nei confronti degli apparati pubblici. Ma questo naturalmente richiede riforme. E se richiede riforme, il punto di partenza in ordine è buono? Ci si è detto, ricorre cultura. Cultura prima riforme. Le riforme non sono sono meccanismi tecnici. Dietro c'è una cultura e va bene. Dietro quella di Nordio c'è una cultura, che magari in parte condivido e in parte no, ma c'è una cultura. Allora, bisogna avere una cultura che poi si estrinseca in alcuni progetti. Altrimenti sono progetti senza cultura, cioè che inseguono quello che è la novità del giorno, senza avere il retroterra dietro e senza capire quali sono le conseguenze delle cose che si fanno. Questa è la mia opinione. I sindaci sono pronti, De Pascale, a prendere posizione in quanto sindaci su Nordio? Ma assolutamente sì, nel senso che stiamo parlando di un tema molto rilevante, noi sappiamo l'impatto che ha sul buon andamento della pubblica amministrazione, peraltro c'è il fatto abbastanza netto del fatto che l'ANCI queste posizioni le ha espresse ben prima che le esprimesse Nordio, e quindi sarebbe veramente un atteggiamento clamoroso quello di cambiare la propria opinione sulla base di chi sono gli esponenti di governo che fanno le proposte. Quindi io penso che su questo tema, poi ripeto, ciascuno ha la propria sensibilità, la propria coscienza, però penso che se il governo si muoverà su una linea seria troverà l'ANCI e anche i Lupi, che noi presidenti di provincia abbiamo gli stessi problemi che hanno i sindaci sulla stessa strada. Uggetti, lei che vive con maggiore distacco da un lato e coinvolgimento emotivo per ragioni che abbiamo spiegato prima dall'altro, come vede probabile che Nordio ce la faccia, oppure, perché parlando con lui mi ha detto: io sono pronto a dare dimissioni se non ci sarà, se saranno le condizioni non avrò nulla che mi fermerà a dare dimissioni, e
Quindi lui è molto deciso, insomma, secondo lei ci sono queste condizioni o no? Gliela dico in altri termini, nel senso che quando mi capitò, diciamo, questa avventura, parlai con decine di politici di ogni parte, e in tutti trovai grande consapevolezza sul disequilibrio dei poteri, ma ho avuto in questi anni la netta sensazione che in molti di loro ci fosse una paura ad andare a riformare delle norme che andassero a creare, chiamiamola, una nuova cultura, un nuovo assetto, diciamo, di potere all'interno dello Stato. Paura di ritorsione da parte di qualche magistrato. La storia recente, vogliamo dire, Mastella, la procura, per dire uno a caso, ha cambiato la storia d'Italia, no? La procura di Santa Maria Capua Vetere, la moglie di Mastella, che ha avuto il governo Prodi. Renzi, di cui non ho grandi simpatie politiche, ma l'hanno trattato normalmente, secondo voi? Berlusconi, io sono sempre stato un feroce anti-berlusconiano, ma Berlusconi, prima che entrasse in politica, quanti diavoli di provvedimenti, e non era un santo Berlusconi, siamo d'accordo? Avrà una serie di pregi, la santità non gliela darà nessuno, siamo d'accordo? Era un uomo d'affari, un imprenditore probabilmente anche disinvolto, diciamo così. Prima che diventasse presidente del Consiglio era assolutamente al di fuori dei radar della magistratura. Ha preso 30 processi penali. È normale sta cosa? Chiedo a voi. Secondo me forse ci sarà stata quello che diceva presidente Violante, diciamo, di una, come dire, crollo del sistema di partito, ma crollo del sistema di partito ha trovato, diciamo, parte della magistratura che ha svolto un'azione politica per suo, come dire, per un suo, assumendosi, diciamo, un compito. Ma poi in questa mia avventura, e Violante sicuramente lo conoscerà, ho letto un bellissimo libro di Piero Toni, un magistrato in pensione, io non posso tacere, un magistrato di magistratura democratica, quindi di quella parte lì, diciamo, nostra, che ha elencato le strutture del sistema in maniera drammatica. C'è un capitolo che riguarda un sindaco, e potevo esattamente essere io, e diceva, io amerei vivere in un potere in cui ha un sindaco dove ritrovano alcuni elementi di indagine, non ci sia nessuna comunicazione preventiva alla stampa, ci sia la possibilità di fare delle indagini, di sottrarre gli strumenti personali e al termine delle indagini dire se c'era, come dire, un'archiviazione o un rinvio a giudizio. Ma invece prevale lo spettacolo, perché dà forza mediatica che diventa elemento di lotta politica. Dopo dire una cosa, solo un attimo, prendiamo esempio dal Belgio. Sì. Non c'è stata nessuna informazione fuggita, i nomi delle persone, anche quando sono con l'iniziale, il nome del cognome, mi pare che sia un modo civile di procedere. Si riferisce al caso Qatar. Sì. Chiedo scusa per l'interruzione. No, assolutamente. Ad esempio, il tema delle conferenze stampa dei procuratori, ha senso o non ha senso? Ma io poi, intanto, non ho più nulla da perdere, ma ha senso che il CSM... E questo è un luogo... Una cosa ci snetto, ha senso che il CSM prenda posizioni sulle dichiarazioni di Nordio e chieda l'audizione di Nordio? Ma su un provvedimento, su un disegno di legge, su un atto ministeriale, ma non su un'opinione politica, santo Dio. Certo. Mi sbaglio? Assolutamente. Sottoscriviamo. Non è un caso che ci siate voi tre qui e non altri, perché la linea politica di Borrum è la mia e quindi no, me ne assumo la responsabilità. Bene, grazie a Michele De Pascale, a Simone Uggetti e a Luciano Violante, di cui ricordo ancora il libro per il Mulino, Senza vendette, ricostruire la fiducia tra magistrati, politici
e cittadini, dialogo con Stefano Polli, leggetelo. Bene, ci vediamo domani sempre alle 17.30 qui nella War Room. Grazie, arrivederci. Grazie mille. Arrivederci.